Salve a tutti ragazzi e bentornati da Mike Sciosha. Siamo tornati su Assassin's Creed Syndicate, ok? Perché nella scorsa puntata, ragazzi, mi avete corretto. Effettivamente non so perché ho detto Black Flag. Se vedete che, ragazzi, avevo tutto il cervello proprio settato sul raccontarvi che cosa era successo nella scorsa puntata, visto che eravamo andati a fare visita appunto alla casa di Edward Kenway, protagonista di Black Flag. Su questo non ci piove. Insomma, ragazzi, avete capito che sto un po' col cervello messo un po' qua e un po' là. In realtà, ragazzi, sto registrando tutte queste puntate che vedrete a cavallo tra sabato, domenica e lunedì, visto che sarò alla Games Week. Quindi magari mentre state vedendo questo video, chi è a Milano sarà alla Games Week, poi non lo so, ragazzi. Vabbè, fatto sta, ragazzi, che dovrò registrare un sacco di puntate e quindi diciamo che ho il cervello un po' in pappa. Però voi dovete stare tranquilli. L'unica cosa, ecco, che magari cambierà è che in queste puntate non potrò leggere i vostri commenti, quindi non potrò fare grosse riflessioni su quello che mi scrivete. Ma ragazzi, le recuperiamo, non vi preoccupate, anche perché fa parte del lavoro. Detto questo, ragazzi, eccolo qui, il signor Charles Darwin. Il maltempo non sa da che parte prendervi, ecco. Ammazza, fai schifo, Personalmente ho sempre pensato... Due gentiluomini che si insultano, ragazzi, come Griffin. È una combustione spontanea. Lei è talmente brutto che non mi fa prendere il tal 5. Queste cose. Oddio, è battuta squallida. Vi ho già detto, signore, che non c'entro niente con quell'articolo anonimo. È una bugia e lo sapete. Ma non ho tempo per le sciocchezze. Sciocchezze? Sono il mio nome e la mia reputazione che avete infangato, signore. Il mio nome. Oh. Vai, accidenti, vai. Quello è Richard Owen, un uomo vile, indegno e abietto. Davvero? Sembravate ottimi amici. Owen lavora al manicomio. Lui sa chi faceva l'Elisir. Presto! Presto! Potrebbe essere vero, come potrebbe non esserlo. Però vabbè, ragazzi, lo inseguiamo. Pensate, ragazzi, se magari ha detto "Vai, inseguilo, lui sa tutto". Invece non è vero, è semplicemente vuole che lo uccidiamo perché ha magari scritto un articolo diffamatorio. Comunque... brutto! Su! Il nostro Charles Darwin! Mazza, l'abbiamo ammazzato così. C'è Jacob che non si fa problemi ad accoppare la gente, eh? Dai, andiamo. Non so quanto paghi Darwin, ma non abbastanza. Hai idea del guaio in cui ti trovi? No. Non credo. Oh, se speri di intimidirmi, furbante, sprechi il tuo tempo. Mi sono sempre chiesto quanti colpi sopportino queste carrozze. Ragazzi, dobbiamo danneggiare le carrozze per spaventare Owen. Michael Owen, vincitore di un pallone d'oro. Però guardate come si distruggono. Oddio, ragazzi, sono resistenti. Guardate quanto gli tolgo poco. Oh, ma questa missione in cui dobbiamo fare il macello, non riusciamo a danneggiare, cioè. Il cavallo automaticamente va dove dico io, invece solitamente fa come gli pare. Scommetto, signor Owen, che sapete qualcosa. Prossima fermata, il Damici. Meglio che parli, vecchio mio. Ah, è vero, vi ricordate quel trailer? Ah beh, fermiamoci. Vi ricordate quel trailer in cui c'è appunto Jacob che guida la carrozza che finisce nel Damici? Il dottor John Elliotson, è lui che ha inventato l'Elisir. È lui che vuoi. Non me, ti imploro, ragazzo. Ora basta. Visto? Non era difficile. Beh, dai, ragazzi, l'abbiamo torturato vecchia maniera, vecchio stile. Ci ha detto un certo Elliotson, il dottore che ha progettato tutto questo. E sta missione è finita così. Bravissima. Veramente, veramente molto veloce. Ma senti, ma ce lo portiamo comunque a spasso questo qui? Piano piano. Vabbè, ragazzi, allora non ci resta che andare dal dottor Elliotson. Sì, vabbè, magari senza che tiro granate e perdo tempo in chiacchiere. Ragazzi, allora andiamoci a fare subito la prossima missione. Dal momento in cui siamo riusciti a ottenere il nome della persona che ha creato questa Elisir, non ci resta che andarla a trovare. Mentre vi ricordo... ah, ecco, questa è una cosa che vi volevo far vedere, ragazzi. Vedete queste
missione in nero. Adesso noi dobbiamo andare qui, ultime notizie per quanto riguarda la storia, continuare la storia. Mentre tutte le altre cose che vedete in nero sono missioni secondarie che approfondiscono, comunque migliorano il nostro rapporto. No, migliorano è sbagliato, però sì, approfondiscono e migliore il rapporto con i personaggi, quindi con Charles Dickens oppure per esempio con Darwin. Anche se mi sa che questo tipo di missione sono dei DLC, però tant'è. Fatto sta, ragazzi, avrete capito che se aiutiamo determinati personaggi riusciremo a sbloccare un certo tipo di armi più rare, più potenti, eccetera eccetera. Ma adesso noi camminiamo sui vari tetti della bella Londra. Bella Londra, oddio ragazzi. Qualcuno sotto nei commenti ha detto: vabbè, ma Mike, ma non è che era bellissima Londra? Cioè, grazie. A quei tempi non era bella, no. È facilmente intuibile questa cosa. Però ragazzi, so che potrei tagliare e andare dritto al punto, ma ho voglia oggi di farvi vedere un po'. Non tanto come ci si muove sulla mappa, ragazzi, perché l'avete capito, o utilizziamo il lanciacorda come in questo caso, o come faremo adesso, andiamo a prendere una carrozza. Ma bensì, ragazzi, la varietà delle ambientazioni, che non è, che non sta proprio nella intenzione degli sviluppatori di creare una mappa veramente variegata. Anche perché stiamo parlando di un gioco, tra virgolette, storico. Cioè, nel senso, viene ripresa la città di Londra, ma è proprio per farvi vedere come la città di Londra è strutturata. Poi, ovvio, ragazzi, come vi ho già detto prima, è brutta, grazie. In piena rivoluzione industriale è brutta, sì. Comunque, mettiamo l'indicatore, andiamoci con una bella carrozza. E nel mentre, ragazzi, io volevo dire una cosa, un mio piccolo appunto. Intanto quando frego così le carrozze me la sento troppo Tommy Versetti. Vabbè, gittiamo quelli vecchi. Insomma ragazzi, dicevo, avete notato che ancora non abbiamo fatto nessuna missione pedinamento? Nessuna missione pedinamento e siamo alla sequenza numero 4. Quindi io, GG. Però mi sono accorto che ci sono tante missioni in cui bisogna... No, rapire, però prendere in custodia i nemici e portarli nelle carrozze. È una delle escamotage, diciamo, più utilizzati per liberare delle zone della mappa. Quindi, insomma, o ce n'è una o ce n'è un'altra. Giusto perché poi qualcuno mi dice: ma Mike, devi dire tutte le cose. Sì, te le dico, sì, non ti preoccupa. Da-da-dan, da-dan, da-dan, da-dan. Boom. Ah, Jacob e Ivy, cara, che bello vedervi. Ah, avete sentito le bugie di Starrick? Bugie in un giornale. Nessuna novità sulla linea che stavi installando? Ah, l'ordine dei cavi non è arrivato. E inoltre abbiamo intercettato questo. Un messaggio su un carico bloccato al College Wharf. Allora sblocchiamolo. Ah, un attimo. Siamo anche riusciti a intercettare la ricetta di un potente siero allucinogeno. E poi ho adattato questo dardo per i vostri bracciali. Tac. Alec, sei un genio. Questo non è del tutto vero. Anche se ho scoperto che quel siero diventa gassoso quando viene scaldato. E pensare che avevi già superato te stesso. Gassoso quando viene scaldato vuol dire che esplode. Però ragazzi, non lo so, questo qua non me la dice del tutto giusta. Comunque, dobbiamo trovare l'equipaggio scomparso. Evidentemente dobbiamo trovare questi... insomma, questa roba per il signor Bell, che deve ancora... Ah, possiamo... Ah, guardate quelli lì che stanno combattendo. Adesso noi proviamo il nostro dardo allucinogeno, che è comunque una delle armi più presenti probabilmente in Assassin's Creed. Cioè, c'è un'arma completamente nuova che è tipo la bomba elettrica, tipo, che ho provato già anche alla Gamescom, mi pare. Però per il momento, insomma, tutto questo è una cosa di già visto. Ok, ti uccidiamo. A proposito di armi, ragazzi, visto che stiamo parlando di questo, vedete, adesso stiamo utilizzando il Kukri. Mi pare si chiami Kukri. Poi sicuramente la pronuncia è sbagliata, sto dicendo cazzate. Però ho notato, e questa è una cosa, ragazzi, che mi era... non è che mi era sfuggita, non vi avevo mai detto che ci sono tre tipi di armi, ok? E quindi conseguenzialmente anche tre tipi di modi di giocare, quindi di modi di attaccare da parte di Jacob. Perché adesso abbiamo utilizzato questo macete, no? Poi abbiamo il bastone filettato, quello che avete visto utilizzare prevalentemente, almeno in questo gioco, prevalentemente dalla nostra Miss Ivy. E poi ragazzi, possiamo mettere il tirapugni. Ovviamente con il tirapugni lotteremo prevalentemente
con i pugni. Oh, chi l'avrebbe mai detto, eh? Diciamo che ogni arma ha una sua caratteristica. Allora io direi di sparare intanto in testa al ciccione, che probabilmente è il... è quello più grosso. Ci pensa lui a ucciderli. Possiamo anche liberarli. Ah, ma no, aspetta, ecco. Esatto. Ce l'aveva detto che era gassoso. Avete visto? Spariamo al fuoco e ne becchiamo due al prezzo di uno. Tac, facile, punto hit. Figa. Vabbè, tanto quelli si ammazzano, noi sgraffiniamoci un po' di roba. Che non è quello che cerchiamo noi. No, porco due, ragazzi, aspettate. Vabbè, insomma, appena abbiamo un'occasione vi farò vedere che cosa cambia quando meniamo con i pugni, che forse è la soluzione un po' più spettacolare, eh. Però, come vi ho già detto, ogni arma ha la sua caratteristica. Per esempio, il bastone filettato punta un po' di più sul... tipo sullo stordimento, come... no, paradossalmente ho notato che il tirapugni è quello un po' più equilibrato, mentre il cupri, quindi il macete, è più improntato verso la letalità, ovvero... Vabbè, ovvio, è una lama, e con quella lama gigante, insomma, ragazzi... riusciamo a scotennare, a insomma, a uccidere ben benino i nostri nemici. Ma adesso deprediamo quel carico in modo tale da portare le casse dei cavi che serviranno appunto a Bell per costruire la sua rete di comunicazione. Ah, guardate ragazzi, ho potenziato, vedete, faccio tante cose e poi mi scordo. Scusate, perché vi ripeto, è tutto dovuto al fatto che devo andare alla Games Week e quindi ho poco tempo per fare le cose e devo registrare diversi video. Tant'è vero, ragazzi, come potete vedere, non ho ancora sincronizzato la mappa come vorrei. Ricordate, negli scorsi Assassin's Creed, prima cosa andavo su tutti i punti. Ma avendo adesso meno tempo, devo fare sicuramente meno cose. Mi dispiace, ragazzi, però adesso passati questi 2-3 giorni... A parte, non è vero, ragazzi, perché passati questi 2-3 giorni, adesso ci mettiamo il tirapugni, e questo è uno scoop che vi darò, magari ne parliamo nella prossima puntata. Diciamo che andrò a Parigi per provare un gioco di cui ne parleremo nella prossima puntata. E poi non so se sarò a Lucca Comics, spero di sì. Però diciamo che 2 giorni, giovedì e venerdì mi pare, o mercoledì e giovedì, insomma, sarò a Parigi subito dopo la Games Week per provare un grande, detto alla francese, gioco. Ora ragazzi, appena avremo l'opportunità vi farò vedere come meniamo con il tirapugni. Intanto non sto utilizzando come dovrei e potrei i miei scagnozzi, ma questi cazzi, cioè... Diciamo, la vera pecca, ragazzi, di sto gioco, sapete qual è? È l'intelligenza artificiale, se la vogliamo chiamare intelligenza artificiale dei nemici, perché spesso e volentieri ci stanno i poliziotti che ti individuano da chilometri, cioè tipo occhi di gatto, anzi occhi di falco. Ecco come si mena con i tirapugni. Vedete? Pam pam. Vabbè, adesso sono abbastanza forti, ragazzi. Ho messo delle... insomma, ho sbloccato delle abilità che potenziano molto il combattimento, ve l'avevo detto, quindi, cioè, li ammazzo easy. Però diciamo che se proprio devo trovare un difetto ai nemici è sicuramente l'intelligenza artificiale. Però prima vi stavo dicendo una cosa. Avete visto che ho chiesto ai miei compagni, ai miei compari, anzi, di combattere, e loro hanno sparato. Bene, è una delle abilità che ho sbloccato, perché vi avevo fatto vedere qualche puntata fa che è possibile anche potenziare... No, ho finito i tardi. Potenziare le truppe, no? Come... cioè, possiamo fare tante cose, però se si potenziano le truppe c'è anche questa possibilità di dirgli che... appunto, che sparino. No, assolutamente no. Insomma, prendono la pistola e sparano come primo attacco verso i nemici. Insomma, è abbastanza utile, però d'altro canto, capite bene che attira non pochi nemici. Ci sono casini al porto! Il carico va portato da Starrick! Dai, regà! Son pelato! Me so cascati i capelli! Ah, ma no, aspetta, noi dobbiamo raggiungere quella nave, ok? Forza, ragazzi, insegua quella nave! Beh, è una cavolata per me, col lanciacorda. Salta, no, mi devo buttare giù. Sì, vabbè, a nuoto, ragazzi. A meno che non sei... ma manco Federica Pellegrini, penso che riesci a nuoto ad arrivare alla velocità di una nave, quindi dai. Ce lo faremo di corsa, come un vero assassino può e deve. Anche se io avrei lanciato il lanciacorda e ciao, cioè proprio...
ti piace vincere facile, ponci ponci popo po. Ragazzi, sono felicissimo e penso lo sentite dalla mia carica in questi video, che insomma sono tornato a fare video in vecchio stile. Mi dispiace che qualcuno mi dice Mike, però cioè, sono contento che me lo dica, però allo stesso tempo, ragazzi, permettetemi di rispondere. Qualcuno mi dice Mike, sono contento che sei tornato con le vecchie, con le, insomma, con le serie in vecchio stile, finalmente a fare una serie e bla bla bla. Cioè, e bla bla bla, beh, ovviamente aggiunta, eccetera, eccetera. Sì, sono d'accordo con voi, ragazzi. Anch'io lo potete sentire che sono contentissimo. Però, d'altro canto, ragazzi, io, cioè, se i giochi ci sono, li faccio. Se non ci sono, non è che posso inventare giochi o li creo io. È stato uno dei motivi per cui in quest'estate non c'è stato. Diciamo, ho puntato su un'altra tipologia di video, ma semplicemente perché. Appunto, i giochi non c'erano. L'unico gioco dell'estate è stato Batman. Veleno. Bella saprà anche quale. Oh cazzo, ci hanno avvelenato. Dai raga, ci siamo drogati. Bravi ragazzi, bravi. Avete completato il lavoro al posto mio. Ora speriamo di arrivare da Belle sani e salvi e vivi soprattutto. Torniamo al laboratorio. Lì ci sarà sicuramente una cura. Insomma, ragazzi, niente, è tutto qua. Era una cosa che però, secondo me, è doverosa dire. Ovvio che, poi ragazzi, risulta pure abbastanza inutile che uno ve lo dica. Cioè, nel senso, lo vedete da soli. Ma è più o meno la questione che uno, comunque, è sempre giusto, ragazzi, che lo ribadisce. Poi c'è sempre quello che ti segue un po' di più. E non solo le cose le capisce, ma basta che glielo dici una volta, le comprende. E poi magari c'è chi... Io, ragazzi, capisco che non è che uno se deve vedere tutti i video a me, però cioè, c'è ancora chi mi chiede Mike, ma il video del match, il video del match, il video del match, ti ho già detto che appena, ragazzi, saprò qualcosa, sarò io il primo a metterlo, anche perché me lo state chiedendo in tantissimi. Eppure mia premura, tra virgolette, diciamo, farvi vedere un video quando l'argomento è ancora caldo. Anche se, ragazzi, devo dire la verità, non vi aspettate niente di che, perché questa è una cosa che rimanga in questo video. Ma, cioè, non m'hanno permesso di fare assolutamente niente. Perché, vabbè, poi vedrete il perché. Però, cioè, boh, mi aspettavo molto, molto di più. Non dico che sono rimasto un po' deluso. Cioè, è sempre stata una grandissima cosa. È stato figo tutto, però, boh. Alec, attento. La strada per il progresso è sempre irta di pericoli, miei cari amici. Così è la mia vita e la vostra. Ma... voi avete trionfato ancora. Ma tu parlavi te. E come lo sai? Infatti. Siamo ormai nell'era della comunicazione, ricordi? Ho ricevuto la notizia da Greenwich. Il carico è stato consegnato, grazie a voi. Hai scoperto cos'altro c'era nel carico? Certo, ma temo che il veleno di Starrick si trovi già sul libero mercato. Se pensa di fermarci così, si sbaglia. Però il veleno non è il lenitivo, giusto? Vabbè ragazzi, noi abbiamo completato anche questa missione e direi che ci possiamo salutare qui per questa puntata. Riprenderemo sicuramente da questo punto, appunto, nelle prossime puntate. Vedete come si sta scagliando una tempesta, comunque si preannuncia pioggia, strano, a Londra. Vediamo un po' qual è la nostra prossima missione. Credo che dovremmo andare dal dottore, vediamo un po'. Sì ragazzi, eccola qui, overdose. E quell'icona non promette niente di buono. Per il resto ragazzi, fatemi sapere sotto nei commenti che ne pensate. Vi do appuntamento ai prossimi video. Un saluto a tutti, alla prossima. Ciao ragazzi, ciao.